Di Varese non ho molte cose da dire, ma non perché la partita, anzi, la partita è molto delicata e molto importante, ma proprio per questo motivo credo ci siano poche parole da spendere, perché è una di quelle partite dove, considerato proprio il momento che stiamo attraversando, da cui arriviamo, sono quelle partite che devi andare in campo e vincerle. Poi dopo si può fare della filosofia, se avremo giocato bene, se avremo giocato male, ma quello che conta saranno i 2 punti in classifica. Quindi, al di là di chi ci sarà Kangur, che è un giocatore che io stimo tantissimo, è uno di quei giocatori che ho avuto la fortuna di allenare ed è uno di quei giocatori che io vorrei sempre nelle mie squadre, proprio per la qualità del professionista. Però va aggiungersi, insomma, ad altri giocatori che sta facendo, insomma, discretamente, tra alti e bassi, hanno giocato un'ottima partita. A Pistoia l'hanno persa solamente nel finale e quindi aspettiamoci una partita vera, intensa e noi dovremo essere capaci di ripartire con la vittoria contro Varese proprio nella corsa verso le Final Eight, perché ci ho avuto modo di dire dopo la sconfitta di Pesaro che sicuramente non siamo in una situazione, diciamo, agevole di classifica.